Ecco una nuova puntata di unboxing, pacchettino piccolino, niente di che, però francamente, eccomi qua, francamente non so cosa ci sia dentro, quindi mi accingo all'apertura per chi fosse interessato. A dopo. Mettiamoci comodi, il pacchettino è aperto, adesso ci tiriamo fuori poco per volta e la postazione è sempre un po' ridicola. Vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Abbiamo un'antologia recente di Elton John. Tutti voi storcerete il naso. Dovrebbe essere tratta dalle ultime edizioni ed è del, no, è del 2017, è un'antologia del 2017 doppia. Del vecchio Elton Diamond, intitolata, e si apre così, e si apre cosa? Elton John Diamonds. Adesso abbiamo un picture disc, andiamo da una parte all'altra come generi musicali. Abbiamo un picture disc dei Motorhead, il cui titolo è Beer Drinkers and Hellraisers. Facciata A e facciata B. Motorhead. Altro dischetto che esce fuori. È un'antologia dei primi Deep Purple. Primissimi Deep Purple, quelli di Hush, tanto per intenderci, che non c'è in quest'antologia. Che più che altro, così a memoria, quasi tutto il secondo disco, più che altro quello intitolato Deep Purple, ed è a etichetta Polydor canadese, Early Purple. Sempre i Deep Purple, questo si intitola Collection, però se non ricordo male questo ce l'ho già. Anche questo del primo periodo dei Deep Purple. Qui c'è Hush. Però non so perché ho preso questo, perché mi ricordo di averne un'altra copia. Ah, ecco, forse perché è un'edizione particolare, ovvero è colorato. Allora sì, allora mi giustifico. Sempre nel settore un po' pesantuccio, un bel bootleg dei Black Sabbath. Sì. Qui canta Ian Gillan in questo album, che è registrato a Monaco di Baviera nell'83, quando i Black Sabbath ebbero Ian Gillan in formazione. Se mi siedo così, cadrà tutto. Ma sarà un bootleg oppure una stampa? Oh, un po' strano, comunque direi che è un bootleg. Una di quelle stampe paralegali. Qua ancora Black Sabbath, era stato un giro un po' metallico l'ultimo. Dal vivo un tour del 1980 dei Black Sabbath. Poi li pubblichiamo sul sito live che sta sul gruppo live che sta su Facebook, naturalmente. È intitolato Their Satanic Majestic Tour. Qui chi c'è come cantante? Ronnie James Dio come cantante. Black Sabbath. È un bootleg che non se ne sono viste tante copie in giro, ma è sempre una cosa un po' particolare. Ah, qua ci sono queste belle ragazze che combattevano contro il sistema americano, le Dixie Chicks. È una versione ancora sigillata e che purtroppo disigilleremo. E le ragazze meritano, ma anche il loro genere musicale, che dovrebbe essere tendente al country. Non scherza, le Dixie Chicks, il loro primo album. È ristampato, lo primo album ristampato. E mi sa che abbiamo anche finito questo giro, eh?
E lo finiamo con un altro bootleg di Deep Purple, Complete Strangers Live in 85. L'etichetta era la famosa OZ e c'era anche un 45 giri dentro, non so perché, che è come un'etichetta Elektra, ma si sa che i bootleggeri se ne inventavano di tutti i colori. Il vinile è nero. Vediamo che dice, o se è un errore. Outlaw, ma penso che sia uno sbaglio, un disco che è finito dentro per sbaglio. Sì, è un singolo degli Outlaw. Eccolo qua. C'è anche la copertina dentro e mi dispiace per chi mi ha venduto il bootleg, ma mi ha venduto anche questo singolo degli Outlaw. Detto questo, saluto e ringrazio chi mi ha ascoltato e alla prossima puntata dei Unboxing. Ciao.